Ciao bellezze, oggi si torna al mio amore per il make-up e vi mostro i 5 rossetti più utilizzati del periodo. Dopo la sigla! Ben rientrate ragazze su Vanilla Chic, come avete potuto ascoltare dalla presigla, questo è un video dedicato al make-up. Ebbene sì, ogni tanto torno al mio amore per il make-up che non è mai andato perso, assolutamente. Voi sapete quanto io ami il make-up, per cui oggi ho deciso di mostrarvi 5 rossetti più utilizzati del periodo, quelli che mi hanno accompagnato nell'ultimo periodo. Il video sui rossetti è un video molto spiritoso. Dai rossetti possiamo capire la personalità di una persona e oggi vi parlerò dei colori che ho indossato in questo periodo. In questa top 5 di rossetti del periodo ci sono rossetti sia low cost, sia medium cost e sia high cost, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Il rossetto che decisamente quello che costa di meno che vi mostrerò è un rossetto di Avon della linea Color Trend, eccolo qui. L'ho utilizzato molto in questo periodo. Questo è un rossetto che io ho preso perché ho visto sul canale di Patrizia, del canale Mandorle Cioccolata, a cui mando un grande bacio. Vi faccio passare il nome del rossetto in sovraimpressione, eccolo qui, vi faccio lo swatch. Allora, cosa dire dei rossetti della Color Trend? Questa è la linea matte della Color Trend e il costo di questi rossetti si aggira dai 2,99 ai 3,50 euro, non supera questa cifra, quindi davvero super low cost per un prodotto che è davvero meraviglioso. Io ho quasi tutte le linee di Avon per quanto riguarda i rossetti, ma devo dire che la linea matte di Color Trend davvero mi soddisfa appieno, perché è una linea, nonostante sia una linea matte, è una linea molto bella, perché va a diciamo mettere in risalto le labbra con tutta la bellezza del finish matte, ma non secca assolutamente le labbra. Questo è lo swatch. Non secca per nulla le labbra, ma ha un'ottima texture. È un rossetto molto duraturo per essere un rossetto low cost, pieno sin dalla prima passata, e io l'ho indossato davvero sempre, perché sapete che io amo queste tonalità. Questo è un fucsia con una punta di viola all'interno, davvero molto molto bello, che davvero riempie le labbra, le rende davvero carnose, molto molto bello come rossetto. Questo è stato uno dei rossetti che ho indossato di più in questo periodo, davvero molto molto bello, e ve lo consiglio perché insomma, ripeto, oscilla dai 2,99 ai 3,50 in campagna, sono quasi sempre in offerta, per cui è un ottimo ottimo rossetto, eccolo qui. Poi vi mostro una tinta di Astra, la linea Hypnotize, questo è il numero 17 ed è il Trendsetter. Queste tinte di Astra costano 4,90 euro anche sul sito. Vi faccio subito lo swatch e vi faccio vedere che bello. Anche questo colore pieno, anche questo un colore stupendo che io davvero ho usato moltissimo in questo periodo. Eccolo qui. E devo dire che queste tinte di Astra, nonostante abbiano un costo davvero irrisorio, perché parliamo di 4,90 euro, 5 euro, le trovo tinte fantastiche, perché ripeto, con le tinte labbra abbiamo un problema oggettivo, nel senso che sono belle, io personalmente amo comprare le tinte labbra, però poi ho sempre il solito problema che seccano le labbra, per chi ha le labbra secche non sono proprio l'ideale. Ho trovato una confortevolezza in queste tinte spettacolare, quindi mi sono piaciute tanto. Ho tantissimi altri colori, ma il numero 17, Trendsetter, è quello che ho usato davvero di più in questo periodo. Lo alternavo, ma devo dire che mi è piaciuto davvero tantissimo. Ottima texture, non vanno nelle pieghe, non seccano
lubrificano le labbra, sono delle tinte davvero molto molto all'avanguardia per essere delle tinte low cost. Per cui è la seconda proposta che assolutamente vi consiglio, perché penso che sia interessante proporvi rossetti e tinte che comunque hanno un costo limitato, un po' per tutte le tasche. Ecco, 4,90 € sono davvero il top. Saliamo un po' più di prezzo, vi mostro questa tinta labbra della linea MARC. Anche qui vi faccio passare il nome in sovraimpressione, ma è Rosy Flush, se non erro. È una linea matte, la linea MARC linea matte, parliamo di 6,99 €, quindi un prezzo leggermente più alto, ma comunque un ottimo prezzo. E anche queste tinte mi sono piaciute tanto. Allora, diciamo che, come ho detto sempre, Avon le definisce tinte labbra, ma in realtà sono dei rossetti liquidi, perché non vanno a fissarsi, non seccano le labbra però, quindi ottima cosa, ma non si fissano neanche, quindi dopo un po' vanno assolutamente ritoccate. Però il colore è carino, l'applicatore è davvero molto comodo per applicare il rossetto, quindi va a definire bene nonostante non si applichi la matita, e un colore molto soft che per andare la mattina a fare la spesa, a fare le commissioni, insomma, è davvero interessantissimo. Questo è Rosy Flush, eccolo qui. Devo dire che in questo periodo l'ho utilizzato anche molto, quindi poi un ottimo rossetto della linea MARC, consigliato, 6,99 €, 6,50 €, 6,99 €, questo è il prezzo che trovate sui cataloghi Avon. Altra proposta interessantissima. Veniamo a un rossetto medium cost, che indosso anche oggi, quello che indosso oggi, faccio comunque lo swatch, però vi faccio vedere proprio sulle labbra l'effetto. Questo è uno dei miei ultimi acquisti, per la precisione è un regalo di mio marito, perché recentemente mio marito mi ha regalato due rossetti per San Valentino dal sito di Clio Makeup, e parlo dei Liquid Love. In particolare ho preso il Clio Confidential e questo che è il Mama Yesh. L'effetto sulle labbra è assolutamente meraviglioso, dal packaging sembra leggermente più chiaro, ma poi indossato devo dire che sulle mie labbra ha davvero un exploit, mi piace davvero tantissimo. Io adoro i Liquid Love, sono la mia passione. Vi faccio vedere sulla mano, però devo dire che è bellissimo, ragazze, davvero. Insomma, vi sto mostrando delle tonalità che sono molto portabili, sia di mattina, sia di sera, insomma, un po' per tutte le occasioni. E devo dire che le ho sfruttate davvero tantissimo. Il costo dei Liquid Love è di 13,50 €, per cui è un medium cost, si può fare, e sono davvero belli belli, assolutamente. Brava Clio! In ultimo vi mostro un rossetto di MAC, perché insomma ci sta, devo anche inserirvi un high cost, a prezzo pieno li troviamo a 19,50 €, un rossetto che va bene per la sera, per la mattina, per le occasioni, perché io lo trovo assolutamente perfetto. Vi faccio passare anche il finish di questo rossetto, che credo sia un satin, adesso non ricordo bene, però qui sotto è impossibile leggere praticamente. Vi faccio passare in sovraimpressione il nome e il finish di questo rossetto MAC, e il rossetto è Amorous, eccolo qui. Amorous è un colore intenso, un colore carnoso, assolutamente, che rende le labbra sexy ma allo stesso tempo eleganti, non esagerate. Amorous è perfetto, e vi faccio vedere che bellezza è questo rossetto, eccolo qui. Sono delle tonalità, come potete vedere, molto diverse tra loro, anche se hanno alcuni colori, hanno delle similitudini, tutti i colori che ho usato in questo periodo. Spero che comunque queste proposte vi siano piaciute. Naturalmente ho inserito, come vi ho detto, rossetti low cost, medium cost e high cost, quindi ce n'è un po' per tutte le tasche, per tutti i gusti, per tutti i colori.
Questi sono quelli che ho usato di più in questo periodo. Adesso, poi che viene la primavera, cerchiamo di cambiare un po' e andiamo più negli aranciati. Ecco, io anche amo tantissimo gli aranciati. Comunque, ragazze, io spero di esservi stata utile, di avervi fatto compagnia, perché no, insomma, di avervi consigliato qualche rossettino anche di Avon interessante. Non mi resta che salutarvi e di invitarvi a seguirmi su Instagram se ne avete piacere, mi trovate sempre come Vaniglia Chic, iscrivetevi al canale se siete qui di passaggio e vi piace il canale naturalmente, lasciatemi un like e fate le brave perché a fare la cattiva ci sono già io, Monella, e noi se vi va ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, fate le brave, ciao ciao!